sorriso da succhiare, sfavilla di felicità. L'osservo su dalla tua fronte vanitosa, che ai miei baci ho chiesto la priorità. Per te l'ho promessa.
ritrovarvi una canzone che richiede... insomma, è una canzone molto, molto intima, molto atmosferica, è una canzone d'amore, anche se poi si tuffa in altri territori, più nello specifico quelli della poesia. E c'è di mezzo la figura di un grande poeta della tradizione russa del XX secolo che si chiamava Osip Mandelstam, venne mandato a morire da Stalin, secondo i metodi di Stalin, che non erano esattamente gentili, erano particolarmente sadici e cruenti, e mandò a morire un sacco di gente. Nella fattispecie degli artisti, tutti coloro che non creavano arte con l'unico scopo di essere in qualche modo educativa per il popolo. Capite bene che per un artista non è esattamente l'unica cosa a cui ambisce, quella di fare arte educativa. Ho parlato prima di voluttà estetica, ecco, se uno come Mandelstam avesse fatto questo tipo di dichiarazione, Stalin lo avrebbe mandato a morire, infatti lo mandò a morire. È una canzone d'amore nella misura in cui la moglie di Osip Mandelstam capì che lui stava per fare una brutta fine e che chiaramente la polizia lo cercava, eccetera, e capì che se la polizia avesse trovato i manoscritti del marito, tutta l'opera omnia del marito poeta, gliela avrebbe bruciati. E allora lei fa questo gesto di incredibile, incommensurabile forza d'amore, che è quello di imparare tutta la produzione di suo marito a memoria per scongiurare il pericolo che, nonostante la polizia avesse potuto bruciare tutti i manoscritti, lei li avrebbe saputi tramandare alle generazioni future. Ostinata tua discesa.